Non si vede ad un palmo di naso neppure la punta, nemmeno una mano. Questa nebbia ha mangiato le strade che vanno e che vengono da Desenzano. E le case, le cose, le chiese, tutto quanto il dannato paese. E la gente del luogo è annegata in questo miscuglio di anice orzata. Questa nebbia nasconde alla vista qualunque pensiero che abbia uno spessore. È impalpabile come la mente, altrettanto invadente di un cattivo odore. Ma non puzza, non pisce, non pensa, non si può misurare ma è immensa. È impossibile che tu la tocchi, eppure è capace di entrarti negli occhi. Non si vede che a un quarto di metro, davanti, di sopra, di sotto, di dietro, si cammina perché ci si crede, perché nella nebbia che serve la fede. Ci si immagina morti o sognati, né partiti e neppure arrivati, fatti d'aria però un po' più densi, col freddo nel cuore rovata dei sensi. Questa nebbia è davvero paziente, la guardo da ore e non si è ancora mossa. Perlomeno così mi sembrava, finché non ho sentito cigolare le ossa. Questa umida consistenza, più concreta dell'apparenza, rende artritici collegamenti, spegne le voglie, blocca i movimenti. Non si vede più in là di Pechino, ma serve moltissima immaginazione. C'è di bello che quando c'è nebbia ci si può inventare un'altra dimensione. Ma attenzione coi giochi mentali, è provato che sono mortali, perché dietro quel muro di nebbia c'è la brutta sorpresa della solita gabbia.